Bene, buongiorno e benvenuti a tutti quanti voi. da questa rassegna stampa di oggi 9 luglio, lunedì 9 luglio. La settimana si apre con Salvini, che ne fa un'altra delle sue. Secondo il Corriere della Sera Salvini che cosa dice? Stop alle navi militari. Lite con il Ministero della Difesa. Ma che cosa è successo? Sabato un pattugliatore irlandese senza coordinamento con eh, pare con Roma, questo è quello che leggo sul Corriere della Sera. Che cosa avrebbe fatto? Avrebbe sbarcato. 106 persone a Messina, 106 migranti a Messina. Questo è quello che leggo sul Corriere della Sera, quindi pattugliatore, nave militare irlandese. Senza coordinamento con Roma avrebbe sbarcato e, e a Messina 106 persone. Questi sono i fatti. Su questi fatti poi viene da chiedersi: ma secondo voi un altro paese sovrano avrebbe accettato che una nave militare battente un'altra bandiera potesse sbarcare persone senza passaporto e senza eh, visto, senza richieste di asilo? Perché si fanno ovviamente per il Dublino, nel paese in cui si sbarca così liberamente in un porto di un'altra città. Buongiorno da Andrea, Francesco. Allora, probabilmente la risposta è no, però c'è anche una risposta un po' più complessiva, perché ce la dà Biloslavo sul Corriere, sul, sul giornale, ma non solo Biloslavo, la difesa in realtà negli anni scorsi ha stretto un, un apporto con altre navi, con altri paesi, per cui c'è un coordinamento nei salvataggi del mar Mediterraneo da parte delle navi militari. E, Nell'ultimo eh, comunicato eh, della difesa che dice eh, non toccare De Salvini queste robe che non ti riguardano al prossimo vertice di Innsbruck perché questi sono accordi militari fatti a livello appunto, di Ministeri della Difesa, dice eh, fermo restando che la guida italiana di questa insomma, ehm, nuova operazione del Mediterraneo è per noi motivo di orgoglio. Allora io qui però qualche dubbio ce l'ho, il fatto che sia motivo di orgoglio che l'Italia che viene fatto da una serie di navi che recuperano gli immigrati e li portano in Italia senza chiedere il permesso a Roma come, quando e dove, Beh, insomma io del motivo del gorgoglio me ne faccio poco, ci mancherebbe altro che ci facciamo guidare e, e, sugli sbarchi in Italia, non so, da una nave militare francese o, o da una nave militare inglese o irlandese, mi sembrerebbe una follia eh, direi, direi, ma comunque sia, eh, come si chiama, eh, la stessa... Stesso, lo stesso Billoslavo dice: attenzione a non buttare il bambino con l'acqua la, eh, sporca perché questo accordo militare in realtà ha permesso di formare i pattugliatori libici e anche il contrasto alle navi dei pirati eh, libici. Questo è quello che dice Billoslavo. Secondo tema, sempre diciamo della immigrazione di oggi, è la lettera di Saviano che vi vorrei far leggere perché è una cosa delirante. delirante. E un po' di giorni che ci manca l'Annunziata, ma più o meno scrive come l'Annunziata e eh, Saviano, quando non c'è un editor della Mondatori che gli mette, o della Feltrinelli che gli mette a posto i libri, perché Saviano oggi ce l'ha con il ministro Toninelli, che è il ministro dei trasporti, che non so che cosa avrebbe fatto di così tremendo, per meritarsi la seguente cosa. È inutile chiedergli di studiare, poiché l'obiettivo suo e del suo compare è mantenere un potere nella... Scusatemi nella maniera più becera possibile no, la rileggo questa frase perché questo è uno che dovrebbe fare lo scrittore inutile chiedergli di studiare poiché l'obiettivo suo e del suo compare è mantenere un potere nella maniera più becera possibile ma come scrive? ma come scrive? ma il punto fondamentale sì lo so, Françoise di Lunedì eh, fa male ma uno può dire nel, nella maniera più becera possibile ma questo veramente è imbarazzante studiasse lui magari su come si scrive un libro cioè imparasse da qualche americano dove lui vive e concludo manifestando il più profondo disprezzo per questa caricatura di ministro. Va bene, hai fatto bene a concludere, ma hai detto la tua sulla terza pagina del fatto, Toninelli. Mm. Mm, non gli piace ma concludo manifestando il più profondo disprezzo per questa caricatura di Ministro una, una cosa straordinaria, sembra Peppino e Totò eh, che e fanno la le lettera, appunto punto e virgola, manifesto il, il più profondo disprezzo il più profondo disprezzo eh, per questa caricatura di Ministro, immagino Peppino che consiglia Saviano, disprezzo, disprezzo mettiti disprezzo, dai 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 dai. io la trovo incredibile, una lettera di insulti che pubblica il fatto nei confronti di Toninelli, non di Salvini il cazzaro verde, perché dovete sapere che il fatto sul cazzaro verde non ci va piano. Sempre sulla questione dei migrati c'è Alesina che fa un pezzo oggi dicendo che ha fatto un sondaggio, una cosa seria ovviamente adesso l'ho messa male, su come in sei paesi europei in realtà vi vado al succo il Dibattito sulla immigrazione si basi su fake news e su percezioni sbagliate. Ad esempio la percezione che ci siano troppi musulmani, che invece non è vero, che ci sono troppi immigrati, invece non è vero. Insomma, percezioni sbagliate rispetto a quello che è la realtà. Io però eh, consiglio all'Esina di non prendersela tanto sulle percezioni e le fake news, perché voi leggete il pezzo oggi del Corriere della Sera e dite: beh, certo, se anche L'esina, un economista stimato, dice che sono fake news e percezioni sbagliate, beh, certo il Cazzaro Verde, Salvini, Porro, tutti quelli che. E su questa cosa la difendono porro. Si parva parvalice andiamo, non so, su tutto il mondo, diciamo, intellettuale, se così possiamo definirci: eh, che dicono che forse qualche ragione c'è. Beh, sono tutti quanti dei beceri che si basano sulla propaganda, sulle fake news. O come dice un appello recente di Rolling Stones: sono loro che alimentano la paura per trarne un beneficio fiscale. Ma caro Resina. Fermati un attimo, hai letto cosa ha scritto Ricolfi un ulteriore eh, due o tre giorni fa sul Messaggero? Hai letto due o tre cose banali, Alesina, che forse anche tu che hai studiato ad Harvard e che insegni ad Harvard forse conosci. Quando entri in America, ovviamente non è quello il tema, perché il problema di immigrazione è il Fonte Sud col Messico, ma quando entri in America, quella polizia doganale che, ehm, che effetto ti fa? Che idea ti fa? Che percezione ti dà? Cioè il punto fondamentale, forse se tu fossi un po' più in Italia, non lo dico con volgarità, lo dico con attenzione, capiresti che la percezione è una componente della realtà oggi, perché la percezione che ci sia un, un controllo pari a zero e che a decidere la politica immigratoria italiana sia una nave irlandese che deposita 106 immigrati a Messina e che come tali rimarranno sempre in Italia. Ecco, questo non so se è una percezione, caro Alesina, che è basata su fake news, fake news e che rende gli italiani malati. Ma insomma, se noi tutti i giorni vediamo che la nostra politica migratoria è decisa in questa maniera, forse obiettivamente. Non parlerei di fake news, forse di una percezione che è basata su un comportamento piuttosto assurdo da parte del nostro Stato in uno dei suoi eh, compiti fondamentali anche per noi liberisti che è quello della difesa dei confini eh, e della tutela della nostra difesa. Intervista Calderoli oggi sui 49 milioni che sono stati sottratti alla Lega, che ha speso la Lega, e Calderoli dice una cosa semplicissima: sì, sì, andate sul sito, inizia a sparare con il mitragliatore se continuate a dire che sono scomparsi questi 49 milioni, perché li abbiamo spesi per la campagna elettorale con mille fatture che potete trovare tutte sul sito. Il primario chiude il reparto, è la notizia che tutti i giornali oggi hanno, e viene intervistato questo primario soltanto da Repubblica in un colonnino: dice che in realtà ci sono state una serie di coincidenze per cui gli infermieri proprio il venerdì della sua festa non erano presenti presenti nel reparto e proprio perché i quattro degenti del reparto sono stati trasferiti proprio quel venerdì per potergli far fare la festicciola. Io lo arresterei, eh, e non sto scherzando, questo primario del reparto non tanto per quello che ha fatto ma per le foto con cui l'ho visto si è presentato alla festa. Aveva un papillon argento e un panciotto d'argento. Qualcuno mh, che non si rende conto di quello di cui scrive dice che era in tight, non era in tight, era semplicemente una specie di eh, caffonazzo napoletano, Io non so, andriese come sono io, non so eh, come ci ha scritto qualcuno, ma uno che si mette il papillon eh, mh, argento con il, mh, con il, mh, con il coordinato con il suo, col panciotto dovrebbe essere arrestato, ma a parte queste battute sull'arresto per incapacità di vestirsi, il fatto che a Napoli eh, ci siano tutte queste coincidenze per cui permessi sindacali, ferie, malattie facciano sì che il reparto si svuoti proprio nel giorno della, 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 della vita della, della festa del, del, del neopromosso primario, mi sembra incredibile ma guardate che non è una cosa nuova questa tutte le prime pagine dei giornali questo primario ma nelle settimane scorse isolato il Corriere del Mezzogiorno e ne parlai proprio qua, si fermarono le funicolari per 4, 5 6 eh, dipendenti delle funicolari che quel giorno si misero in malattia ed erano tutti aderenti ad, un, ad una sigla sindacale che aveva manifestato la settimana prossima, chiaro? Tutte la settimana prossima, la settimana scorsa, quindi insomma direi che le coincidenze a Napoli ci sono troppo Berlusconi contro il decreto di dignità ieri io pensavo che fosse un po' tardiva la sua iniziativa, in realtà ha colpito nel segno se oggi Di Maio gli dice di Defende le lobby, ma quali lobby difende Berlusconi? Quali lobby di Maio? Ma che cacchio dici? Oggi basta leggere Tridico, il suo consigliere economico, ed è imbarazzante la teoria economica di questo Tridico. L'eccessiva flessibilità del lavoro, dice Tridico in questo suo pezzo, porta a minori vantaggi in produttività e un più lento processo tecnologico. Cioè, sostanzialmente, la tesi di Tridico, che non è una tesi isolati, tipica della, della mm, sinistra universitaria di quella che ragiona non conoscendo come funziona il mondo, che cosa dice sulle carte, sui loro algoritmini, sul, non, sulle loro, le piccole loro matrici economiche? Beh, certo, se il lavoro diventa conveniente, io mh, piuttosto che investire in macchinari e tecnologie, investo in schiavi perché mi costano di meno. Ecco, questa roba qui è una minchiata. È una minchiata per il semplice motivo che basta vedere le evidenze. Secondo te il lavoro flessibile italiano è un lavoro che ha portato... Eh, oggi eh, cioè Il lavoro rigido italiano, cioè il più rigido del mondo, ha portato oggi investimenti tecnologici e aumenti di produttività. Siamo un paese che cresce meno di tutti e non certo per la mancanza di, per le mancanza di rigidità, perché il nostro paese è più rigido del mondo, ma continua nei paesi più flessibili, piaccia o non piaccia, la Silicon Valley. Mi sembra che la produttività e gli investimenti tecnologici e l'innovazione siano direttamente proporzionali alla flessibilità di quel sistema per cui vi è un'osmosi completa tra lavoro universitario, Può piacere o non piacere, ma insomma, questa minchiata che ci racconta Tridico, che è un mercato tanto più rigido e tanto più investe in tecnologie, forse lo scrivono nei loro ehm, diciamo, modelli ma 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 eh, matematici che sono completamente al di fuori di ogni realtà. Ehm, intervista Calderoli, Tridico ve l'ho detto, Berlusconi l'ho detto, Saviano bellissimo, bella, eh, oggi il fondo del giornale in cui racconta la questione dei poteri forti. Michele Brambilla, un grandissimo direttore e giornalista ex Corriere della Sera, quello che schisse l'eschimo in redazione per me le dice una cosa semplicissima dice ragazzi, qualcuno dei miei amici anche che ha votato Giallo Verde, vogliono rompere il governo Giallo Verde i poteri forti, l'Europa, le banche i cattivori. poi però mi dico, ma vi rendete conto cosa è successo in Europa due giorni fa sulla legge del copyright? Beh, che è successo? Che tutti i, paesi euroscettici, tutti i partiti euroscettici hanno votato contro la legge del copyright perfetto, e chi era contro la legge del copyright? Facebook Google, Microsoft, Amazon allora spiegatemi una cosa, scusate, i poteri forti quali sarebbero? chiede Brambilla, cioè gli euroscettici votano insieme a Facebook e pensano che ci siano altri poteri forti contro di loro, quello è oggi il potere forte, come dice giustamente, straordinariamente oggi eh, Brambilla sul ehm, eh, giornale di Sallusti. Direi che per oggi è tutto, ci sarebbero tante altre cose da dire, c'è ovviamente le celebrazioni, eh, come sempre avviene soltanto in morte di quello che veniva considerato un regista di serie B solo perché faceva soldi e non era comunista, cioè Carlo Vanzina, io gli ero molto affezionato e ovviamente ero un suo grande fan, ne ho scritto anch'io sul giornale, ma insomma oggi c'è ovunque un ricordo eh, come spesso avviene quando si muore e eh, straordinario del grande regista. Bene, io direi che per oggi è tutto, se vi piace condividete vi do appuntamento a domani e al sito nicolaporro.it per tutte le altre informazioni ciao